e legano così rapidamente che lei non ha neanche il tempo di ammirare la loro bravura, che già si vede presentare il pacco con il cappio pronto a introdurvi il dito. L'uomo dal fiore in bocca, opera di Luigi Pirandello, andata in scena al Teatro Rex di Giarre, con un matinè dedicato alle scuole, un serale riservato al pubblico e la tragedia di un uomo che sa di essere condannato a morte da un male incurabile e che si ritrova a dialogare con un avventore al bar della stazione. Uno scontro tra due modi di vivere diversi, un dialogo tra un uomo che sa di morire a breve e uno che, come tanti, vive un'esistenza convenzionale senza porsi il problema della morte. Uno scontro, cioè, tra morte prevista e imprevista. Un cast d'eccezione che ha visto l'attore etneo Mario Pinato, noto al grande pubblico per aver interpretato ruoli in pellicole nazionali e internazionali e in fiction di successo, interpretare il ruolo di Tony Pasqua, il protagonista principale. L'opera di Luigi Pirandello è stata rivisitata dall'autore e regista Pino Pesce, che così ha voluto dare un senso allo scetticismo pirandelliano, facendo rivivere il protagonista tra sogno e allegoria.